Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, questa volta un po' particolare di Drumstart. Oggi faccio un'intervista a un mio amico che conosco da poco perché in verità ci siamo conosciuti attraverso internet, attraverso YouTube, Facebook e quant'altro. E Gianni, che è pugliese, è della Puglia. Oggi mi ha dato la possibilità di trattare un argomento in questo video che è molto interessante, che sarebbe la didattica della batteria per i bambini piccoli, e per piccoli intendiamo al di sotto dei 7 anni, 8 anni, ok? Allora, innanzitutto ti presento Gianni, grazie di essere qua Buongiorno Adolfo, grazie a te per online. l'invito, grazie mille. Allora, l'argomento è interessante perché spesso e volentieri io ricevo delle domande soprattutto dai genitori, ok? Soprattutto dai genitori che mi scrivono, insomma, mi chiedono: ah, ma fate anche didattica per qui a Drumstart per i bambini piccoli, come la fate? Un bambino piccolo può fare, a che età si può iniziare a suonare la batteria? Insomma, tutte queste domande qua. Quindi, dato che ho scoperto, io non lo sapevo, ma che molte delle persone che seguono diciamo questo canale e in generale che sono appassionati di batteria, che magari vorrebbero che i figli iniziassero a suonare uno strumento, e questo strumento è proprio la batteria, io quindi appunto non sapevo che ero, diciamo che tra le persone che seguono Drumstart ci sono anche delle persone che hanno dei figli, insomma, che quindi sono già grandi, diciamo, ok? E che si interessano di musica per i figli. Allora ho pensato, visto che quando ci siamo conosciuti tu mi hai spiegato che sei, diciamo, uno specialista, sei un didatta, sei un batterista, sei un didatta e con una particolare specializzazione per la didattica per i più piccoli, perché comunque da quello che mi hai detto insegni da tanti anni, soprattutto ai più piccoli, oltre che ai ragazzi, insomma, Sì, che hanno sì. superato una certa età e che quindi magari vogliono suonare oltre un certo livello. E quindi appunto pensavo visto che comunque hai più esperienza di me specificamente nella materia, di intervistarti e spiegare un pochino alle persone che ci seguono come è strutturata, come strutturi tu la didattica e appunto racconti qualche consiglio che poi hai dato anche a me per migliorare quello che già facciamo qui con i bambini piccoli, insomma, con i ragazzini al di sotto dei 7 anni, 8 Esatto, anni, diciamo. esatto. Allora, prima domanda: qual è l'età piccola più bassa che tu, insomma, nella quale tu prendi un allievo a lezione, insomma? Ok, diciamo il bambino più piccolo che ho avuto, che ha iniziato con Sì. me, aveva 3 anni, quindi diciamo Ok. al di sotto dei 3 anni è abbastanza complicato, diciamo, comunicare con i bambini soprattutto. Certo, Quindi sono certo. veramente piccolini, però credo dai 3 anni si può iniziare tranquillamente. Io ripeto, ho avuto e ho dei bambini che hanno 3 anni, sono fantastici. Ok. Quindi diciamo che dai 3 anni in poi, a livello cognitivo, un bambino, diciamo, che può avvicinarsi allo strumento, Esatto. può avvicinarsi allo strumento, ovviamente in un modo che non è quello che sarebbe un percorso strutturato, come potrebbe, Didattico, diciamo, con tutte le accademico, materie, esatto. insomma, accademico, ma può cominciare ad avvicinarsi. Allora, tu parlavi molto del gioco. Sì. Ok, quando abbiamo fatto la nostra chiacchierata di persona, perché voi non lo sapete, ma Gianni è venuto qua di persona. Ci siamo conosciuti. A trovarti. E ci siamo conosciuti di persona e praticamente allora dimmi un pochino come strutturi di base il concetto della lezione. Partiamo da questo, il concetto della lezione per far capire un po' ai genitori o ad altri magari insegnanti, ragazzi che insegnano batteria, quali possono essere le strategie da adottare con dei bambini piccoli, insomma, per rendere la lezione il più possibile, ecco, fruibile, divertente e anche educativa, insomma, ecco, dal punto di vista dello strumento. Ok, allora il concetto è questo, i bambini vogliono giocare, quindi questo è un gioco per Yes. loro, è Sì. assolutamente un gioco, quindi un insegnante che si avvicina a un bambino dai 3 anni, io diciamo calcolo sempre dai 3 anni fino ai 7 anni, Sì. deve vedere il bambino non come un allievo, ma come un compagno di gioco.
Quindi, Ah, ecco, quindi esatto. questa è una visione, un punto di vista Esatto. interessante, cioè tu c'hai un compagno di gioco che ha un'età variabile dai 3 ai 7-8 anni, Esatto, insomma. esatto. Quindi bisogna Ok. giocarci insieme. Il bambino vuole giocare, vede lo strumento come un giocattolo, qualcosa per divertirsi. Sì. Ed è giusto che sia così, perché sappiamo benissimo che i bambini vogliono giocare. Per loro è Sì. tutto un gioco, quindi è Ma all'inizio. anche aggiungo che anche gli adulti, nel senso che appunto in tante lingue come l'inglese, il francese, non si dice suonare, ma si Play, dice no? play, To no? play, no? Giocare. Quindi in verità quando c'hai lo strumento, anche noi adulti, cioè la batteria, te lo confesso, per me è un giocattolo, non è, Esatto, cioè nel anche senso io gioco, io mi per vengo lì, mi sembra proprio un giocattolone che lo prendo, me lo monto, me lo guardo, me lo lucido, lo suono, cambio la pelle. In verità, anche dal punto di vista proprio del contatto fisico con lo strumento, è un giocattolone la batteria, pure per un adulto. Sì, è proprio Esatto, così. quindi il bambino principalmente vuole giocare, si vuole divertire, vuole passare un'ora veramente di divertimento insieme all'insegnante ed è giusto che ci Certo. giochiamo insieme. Ok. Diciamo, io ho sempre usato questo sistema per i bambini e ha sempre funzionato con tutti quanti. Poi il secondo punto fondamentale è anche la stanza in cui il bambino si trova con l'insegnante. Magari Ok. molto. Quindi relativamente al gioco, tu crei un ambiente di Esatto, gioco. io creo un ambiente di Ok. gioco perché magari molte volte non si fa caso a questa cosa, molti insegnanti non fanno caso, però una stanza bianca, per esempio, mette il bambino a disagio, il bambino ha bisogno di stare in un ambiente colorato, fatto di muri colorati, anche magari degli adesivi attaccati sul muro, di uno strumento colorato, perché i bambini sono Sì. appunto attratti, come sappiamo, dai colori. Il colore è Certo. fondamentale in un bambino. Certo. Quindi anche Sì, 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 questo sì. è un altro punto importantissimo sul quale Quindi bisognerebbe. stanze colorate, posti appunto accoglienti, come se fosse un pochino quando vai negli asili, Esatto. nell'asilo nido, insomma, che c'è tutti i giochi, i disegni sui muri che ne so, l'elefante con la cosa, insomma, tutto quello che si dice a un figlio piccolo, effettivamente quando vedo appunto all'asilo, lì al nido, vedo tutto quello, effettivamente è il festival dei colori. È vero, molti batteristi invece, anzi, la maggior parte delle persone, ma pure qua, per esempio, questa è una delle stanze, in verità c'è un ambiente che non ti dico che è tetro, però è un ambiente appunto pensato per uno che suona lo strumento musicale, ecco, facendo, cioè, appunto, realizzazione di video, registrazioni, quindi non ci fai caso, no? Poi dici, vabbè, devo fare lezione al ragazzino, gli faccio lezione. Invece no, perché effettivamente al di sotto di una certa età conta anche il contesto, non è più solo la qualità di quello che tu dici o il modo in cui ti esprimi, che sicuramente è fondamentale perché hai davanti una personcina, insomma, non hai davanti un adulto, e quindi il contesto in verità gioca un ruolo fondamentale da quello che mi stai dicendo tu, insomma, Esattamente, ecco. esattamente. Magari Tu hai riscontrato ovviamente su tanti allievi questa cosa. sì, magari molti insegnanti non fanno caso a questa cosa e vedono magari il bambino molto distratto, molto annoiato, che non ha voglia Sì. di apprendere, di suonare. Però questo appunto è dovuto proprio magari all'ambiente in cui il bambino si trova. Quindi, ripeto ancora Ok. una volta, avere una stanza, per esempio, bianca, senza colori, il bambino è distratto, non si diverte, si annoia. Sono piccoli Ok. particolari che sono importanti da curare. Anche lo strumento stesso, se noi abbiamo una batteria colorata, loro sono più attratti allo strumento perché comunque è sempre un gioco che loro stanno Certo. facendo, si stanno divertendo, vogliono suonare, vogliono divertirsi. Quindi è importante. Io una volta avevo fatto una batteria, vedi, questa cosa che mi hai detto inconsciamente l'avevo provata. Avevo fatto una batteria che aveva per far ricordare appunto i nomi dei tamburi ai bambini, insomma, così. Cioè, avevo assemblato, comprato, insomma, era un'attrezzatura economica in verità, però ha funzionato. Tutti i tamburi di colori diversi. Bellissimo, fantastico. Avevo tipo la grancassa che era rossa. Il tom da 10 era, mi sembra, verde, un altro era nero e un altro era blu, una cosa del genere. Erano tamburi ovviamente di queste batterie iper economiche, così, trovati tutti quanti spaiati, però alla fine avevo assemblato un kit che, cambiato le pelli, insomma, suonicchiava volendo, e con sti colori infatti dicevo, allora qual è la mano che va
di qua, perché molti bambini ancora non, magari non distinguono proprio la destra dalla sinistra, Sì, ancora. esatto. So, a una cioè, appunto, io avevo notato questo problema, soprattutto all'inizio. Noi diamo per scontate delle cose che scontate non sono per No, assolutamente niente. no. Dici, guarda, te devi colpire con la mano destra quello lì, e quello ti guarda, che? Capito? Giustamente, no? Perché magari quando uno ha 3-4 anni, ancora magari non tutti, ci sono dei bambini che sono un po' più grandicelli, diciamo, come atteggiamento, come cosa, però appunto ognuno è diverso, Certo, quindi sono tutti diversi. effettivamente devi anche essere un po' psicologo e capire chi hai davanti e Esattamente. capire come ti devi esprimere. Te di solito la lezione, come per essere un gioco, appunto, più o meno, grosso modo, come la strutturi? Allora, io parto sempre da un groove di base molto semplice, quindi una volta che il bambino magari si trova a suo agio nella stanza con lo strumento, con l'insegnante, che Sì. comunque è un'altra cosa importante, bisogna essere molto solari con i bambini, bisogna divertirsi, Certo, bisogna sorridere sorriso. sempre. Ogni bambino è diverso, lo sappiamo benissimo, Sì. quindi bisogna anche capirli i bambini. E ti posso assicurare, una volta che il bambino si affeziona all'insegnante, loro Certo. apprendono veramente tantissimo. E Ok. quindi io parto poi, una volta, diciamo, fatto questo, io insegno loro il primo groove di base, molto semplice, no? Il groove in quarti sulla batteria, che magari molti sottovalutano, perché molti tendono a partire direttamente con i groove in ottavi, però Ok. Ah. io parto sempre da un groove molto più semplice, che sarebbe quello appunto in quarti, no? Quindi Quindi. senza suddivisione del beat, diciamo così, ecco, per Esatto, i più tecnici. quindi qualcosa di semplicissimo. Quindi insegno loro appunto il primo movimento Cast Charleston, poi Rullante Charleston, poi glielo faccio ripetere piano piano e loro, diciamo, prendono consapevolezza di questo, riescono piano piano da soli a coordinare i movimenti con la mano destra e il piede destro. Io uso sempre questo sistema, dico qual è la mano destra e loro si confondono. Allora dico, ok, qual è la mano con cui mangi? Ah, questa, ok, questa è la mano destra, ricordatelo. Quindi in questo modo riesco un po' a far ricordare loro qual è la mano destra e qual è il piede destro, mano sinistra, piede sinistro, che magari molte volte fanno un po' confusione, lo Un po' di sai, no? confusione. Sì, 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 sì. Sì, una cosa a cui bisognerebbe stare molto attenti se qualche bambino è mancino, che magari non lo sa, e quindi Infatti. là, per esempio, io la prima cosa che faccio, dico, con quale mano prendi la forchetta? Con questa, con questa, ok. Quindi da lì riesco subito a capire se è destro o se è mancino, ok? Ok. Ma a me una domanda relativamente a questo. Una volta mi è successo che c'avevo appunto un bambino piccolo, forse 4-5 anni, che effettivamente non aveva mai, cioè sì, gioca con i compagni a scuola, eccetera, però non aveva mai capito questo fatto. Lui aveva i piedi, era mancino e le mani era destro. E io non sapevo da che pesci prendere, nel senso che. E gli ho fatto fare pure la prova, dico, prova a salire su questa tavola. C'avevo una tavola che sembrava uno skate, no? Sì. E gli ho detto, sali un po', mettiti come me. E lui ci andava di sinistra, cioè metteva la gamba sinistra avanti. Ok? E invece poi però mangiava, scriveva con la mano destra. Quindi in quei casi tu come ti regoli? Sì, io praticamente provo a farli suonare sia da batteristi destri oppure sia da batteristi mancini, quindi provo questo sistema qua. Vedo come è più comodo per loro, come riescono a suonare, a coordinare anche i movimenti. Sì. Di solito il 90% loro sono, diciamo, quindi con le mani sono destri e quindi mancini con i piedi, no? Quando capita appunto come mi stai raccontando tu, Sì. alla fine finisce sempre che loro comunque suoneranno da batteristi destri, quindi li faccio Ah, lavorare col ok. piede destro per rinforzare appunto il piede destro. Quindi. Ok, quindi non ti è mai capitato, per esempio, la cosa dove dici, va bene, guarda, ti faccio suonare, tu sei destro di mani, quindi suoni destro, diciamo così, però magari che in verità uno è più, cioè nel senso è più mancino di piedi di quanto sia Sì. destro di mani e quindi è meglio che sia invertito, perché è difficile da capire questa cosa. Oppure alcune persone suonano gli fanno suonare con le mani Open, aperte. sì, esatto. Lo sai che io Perché? sono mancino con il piede. Ah Però ho sì? iniziato a suonare normalmente la batteria da destro, quindi con il piede destro, e Ah, mi sono ok. abituato, però io sono principalmente mancino. Ah, quindi col piede sei mancino, però con le mani sei Esatto. destro. Ah, Esatto, vedi, vedi, però ho vedi, iniziato a vedi. suonare da destro, non ho avuto grosse difficoltà e quindi uso anche questo sistema con i bambini. Se poi noto Ah, veramente che ok. loro hanno difficoltà con i piedi, quindi non riescono a coordinarsi o perché magari non hanno
anche la forza di suonare con i piedi, allora li faccio suonare open anche in quel caso lì. Quindi Ok. bisogna starci su, bisogna lavorarci tantissimo. Domanda che è una cosa con la quale io, cioè, diciamo, è una cosa sulla quale io ho dovuto organizzarmi, ok? Nel senso che, come fai col kit? Perché un bambino di 4-5 anni è piccolo, cioè è basso, cioè, qualcuno è più alto, ma insomma, mediamente l'altezza media è che fatichi a farlo stare seduto 3 anni. Io ho comprato un kit mini proprio, ma basso, 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 cioè la cassa è da 14. Sì. E sedile di quelli proprio bassissimi, fatti apposta per i bambini, cioè tutto micro proprio, perché se no non riuscivo. E nonostante tutto, comunque, anche questo kit è grosso, nel senso che è come se io stessi dietro una batteria con una cassa da 28, capito? Esatto, Cioè, esatto. c'è questo tipo di proporzione, cioè c'ho il tom qua sopra, capito? Sì. Quindi te come fai? Dove gli fai lezione? Come gli Effettivamente fai questo è un lezione? po' un problema che diciamo, si riscontra anche nelle scuole, quindi io cerco sempre di far organizzare la scuola in modo che abbiano una batteria junior per i bambini piccolini sulla quale loro possono suonare e non hanno problemi. Quindi io propongo sempre a una scuola di avere una batteria junior per i bambini piccolini. In alternativa a me succede comunque di trovare dei kit un po' più grandi, allora lì magari mi arrangio in qualche modo, cioè magari non, mi ricordo una scuola che c'era un cajon che ho utilizzato come seggiolino per i bambini piccoli, quindi ho usato il cajon. Ok, io lo Fate sai che un'altra cosa che ho fatto è ho utilizzato l'OptiMount, quello della Pearl, e quindi prendi un timpano magari da 16, Sì. insomma, o da 14 e lo monti come cassa. Il problema è sempre il pedale, perché l'OptiMount pure è pensato comunque per una persona adulta, nel senso che cioè il timpano non sta a contatto col pavimento, ma sta sempre, anzi, sta Sospeso. abbastanza rialzato. Tanto da permettere a un pedale normale di avere il battente che batte al centro del timpano per trasformarlo in cassa. Quindi comunque il problema, magari però il timpano piccolo ti consente di avere i tom frontali, di abbassarli molto. Ok? Sì. Quindi a livello di struttura ho anche fatto questa cosa qua. La cosa migliore è batteria iper piccola di quelle fatte apposta, Sì. perché spendi 100 euro e... Quindi prima cosa, per tutti quelli interessati, organizzatevi con dei kit bassi e organizzate un ambiente divertente, colorato. Dobbiamo anche, ecco, l'approccio dell'insegnante, ricapitolando, deve essere un approccio da amicone, per Esattamente. giocare, deve essere il tuo tu sei il compagno di giochi per quel periodo, per l'ora in cui gli fai lezione. E invece, dal punto di vista, che anche questa era una cosa che mi aveva catturato, insomma, quando me l'avevi raccontata, non è solo suonare, ma è proprio fargli prendere familiarità con la musica in generale, Esatto. no? E tu mi avevi raccontato che facevi dei giochi pure per riconoscere i suoni, riconoscere gli strumenti, e quella era una cosa, in verità, fighissima, che infatti te l'ho rubata immediatamente. No, perché comunque effettivamente tu riesci a vedere poi quanto è una spugna la mente di un bambino, quanto si ricordano subito. Devi catturare l'attenzione, ma se riesci a catturarla, poi effettivamente riesci a far fare dei progressi, spesso e volentieri anche superiori a quelli di un adulto, Esatto, insomma. esatto. Che magari cognitivamente capisce di più le cose tecniche, ma in verità apprende di meno, no? Sì, Perché sì. c'è questo. Quindi dimmi un po', Sì. diamo qualche consiglio a chi ci Ah, ascolta su questo questo è un gioco che aspetto. faccio con i bambini, molto divertente. Loro praticamente li faccio mettere all'angolo della stanza, un muro, quindi con il viso rivolto verso il muro, quindi senza guardare lo strumento, e io vado a colpire per esempio un piatto, un tamburo. Magari do un colpo di cassa, un colpo di rullante, loro devono indovinare che cosa ho suonato. Quindi è proprio Senza senza guardare, che guardare. poi si girano comunque, sono furbacchioni perché comunque. Cioè, dai, fa parte pure quello del gioco, no? Esattamente. E quindi è una sorta di gioco, una sorta di test per vedere se loro riescono a riconoscere qualsiasi tamburo, qualsiasi piatto della batteria. All'inizio è un po' difficile perché magari c'è un po' di difficoltà, no? Nel riconoscere un po' i vari suoni, le timbriche, però poi piano piano riescono a riconoscere tutto. E quindi questo Ho è un capito. ottimo approccio perché i bambini quando iniziano ad ascoltare musica, per esempio a casa, in macchina, quando stanno con i genitori, loro riescono a riconoscere la batteria, non soltanto i groove, ma riescono a sentire il suono della cassa, il suono del rullante, il suono del Charleston. E questa è una cosa fantastica perché loro
loro stessi hanno un ascolto, cioè per loro diventa un ascolto molto più profondo, proprio del Certo. groove, no? Di base. Quindi è un ear training a tutti gli Esatto, è effetti. un ear training, è sempre un gioco naturalmente per loro, però Ok. in realtà è un ear Quindi training. è un colpo, cioè tu ti siedi alla batteria, dai un colpo sul tamburo e dici che tamburo è e tutti devono Esatto. indovinare. Ok. Fai attenzione tu, vabbè, questa è una domanda stupida forse, ma comunque ci fai attenzione all'accordatura, non pensando agli overtone, alle cose, però comunque a far sentire molta differenza di suono tra un tom e un altro tom. Quindi tu prima di fargli fare questo gioco, stai attento che comunque ci sia, magari, che ne so, un certo intervallo tra due o tre Sì. tamburi, o semplicemente come si trovano, colpisci, nel senso che. Sì, soprattutto con i tom, perché loro magari molte volte fanno un po' di confusione quando io suono il primo tom, il secondo e il timpano. Loro magari confondono il timpano con la cassa. Certo, Quindi, no, per quello te lo chiedevo, perché esatto. effettivamente cassa rullante, Charleston, facile. Però già Crash Ride, io ho notato che con i bambini piccoli è più complicato farglielo ricordare questo suono. E i tre tom, se hanno un suono abbastanza distante tra di loro, allora lo riescono a identificare. Questo è quello che ho visto io. Sì. Quindi lì sembra una stupidaggine, ma accordare, non ti dico perfettamente per quarte, per quinte, per quello che è, però in generale dare un'accordatura in modo tale che i suoni siano evidentemente diversi li aiuta, ovviamente, Esatto. no? Vabbè, aiuterebbe anche una persona adulta, però ecco, ci fai attenzione te con i piccoli a questa Come cosa. no, certo, perché altrimenti farebbero confusione e quindi non riuscirebbero mai a riconoscere la differenza tra il timpano e soprattutto la cassa. Io ripeto, questi sono i due tamburi principali con cui spesso si crea confusione. Ho Quindi, capito, quindi ear training lo fai in questo modo. esatto. Altra cosa, altre cose, altri tipo di giochi che fai, insomma, diciamo, durante la lezione, che abbiano uno scopo, ovviamente. Sì, io una cosa che faccio tantissimo è gli faccio ascoltare tantissima musica. Quindi soprattutto Ah, ecco, vedi, questo è strumentale, molto importante. semplice, brani semplicissimi, soprattutto a tema magari con quello che stanno suonando, quindi magari gli Sì. faccio vedere dei video dove ci sono dei bambini che suonano ad esempio dei groove in quarti, e Ah. quindi è una cosa importantissima perché loro magari imparano il groove a suonarlo, però magari facendoli vedere qualcosa, quindi sfruttando anche la parte visiva, no? Che è fondamentale. Sì. Per loro diventa ancora più semplice capire quello che stanno suonando. Imitano. Esatto. Tu ovviamente quando gli fai vedere una cosa, gliela suoni anche Certo. te. Ma hai due batterie per fare lezione, una grande e una Sì, allora piccola? in alcune scuole c'è la possibilità di avere due batterie, quindi dove possiamo suonare insieme. Infatti, volevo dirti una cosa molto molto importante che riguarda il fatto quando si suona insieme con i bambini. Allora, questa è Ah. una cosa fondamentale. Se io sono seduto cioè, di fronte al bambino, dobbiamo stare attenti perché loro, se io alzo la mano destra, Lui alza la lui alza la sinistra. Certo, sinistra. fa lo specchio Esatto, e proprio. quindi lui, cioè, è come se fosse uno specchio, e questo crea un sacco di problemi. E qui, Ok, che, e come la risolvi allora, sta come l'ho cosa? risolta? Ho dovuto imparare a suonare la batteria da mancino, quindi a casa c'ho un set montato tutto al contrario, e quindi io suono per esempio dei groove, faccio delle cose molto semplici. Ho sviluppato un po' di drumming, diciamo, da mancino. Quindi, quando faccio lezione con i bambini, suono proprio da mancino. E quindi, Ok, quindi tu sei completo, se tu suoni alla rovescia perché lui ti vede come è lui però. Cioè esatto. se lui suona da destro, tu sei mancino, quindi sei a specchio, lui fa gli stessi tuoi movimenti. E Esattamente. Se io suono da questa destro. è una gran cosa, però questa è una cosa geniale, cioè io non l'avrei mai fatta sta cosa. Sì, infatti a casa ho una batteria montata completamente al contrario, una batteria elettronica, e ci sono da mancino, Sì. ogni giorno mi faccio un paio d'ore, quindi mi diverto. Ah, E questo sistema funziona ok. per i bambini perché in passato mi è successo che suonando da destro loro confondevano completamente i movimenti, io alzavo la destra e loro alzavano Certo, che la sinistra. vedono te, non fanno la proiezione ortogonale di quello che. Cioè, ti guardano e dici, ah, tu hai alzato di là, quindi io alzo di qua. Esatto. Oh, altra cosa che. Sì. Bacchette. Che gli fai prendere? Bacchette quelle corte. Allora, le bacchette di Pacciola, o le Kid, quelle blu della Wakefield, non so se le hai mai viste, sono Quelle corte più piccole, piccoline, sì.
Oppure li faccio stare anche alle 7A, con le 7A non dovrebbero avere problemi, quindi magari trovo un Sì, paio. una bacchetta un po' più Sì, leggera. anche se le kit sarebbero perfette per loro, cioè una di queste Beh, bacchette. sotto una certa età sì, io ce l'ho qua, c'ho quelle piccoline, proprio sono quasi, non ti dico la metà di una bacchetta normale, ma poco ci manca, Sì, insomma, nel sì. senso che sono bacchette corte, perché effettivamente se cominciano a me poi gli viene effettivamente fatica, è una leva troppo pesante. Una 5A per un bambino di No, 3-4 anni è è troppo. troppo. Nell'economia di una lezione, no? Io ho visto questo, che comunque i bambini piccoli sono pochissimi quelli che mantengono la concentrazione, tra virgolette, per un'ora, ok? Di solito quanto dura una lezione per un bambino piccolo? Allora, una lezione può durare mezz'ora e può durare un'ora, dipende un po' dai bambini. Ok. Però ti dico già, Rodolfo, ogni quarto d'ora il bambino ha bisogno di Pausa. fare una pausa. Non ce la fa, cioè Certo. loro riescono a stare concentrati più o meno un quarto d'ora, poi hanno bisogno di staccare, Ok. quindi lì entra in gioco proprio il fatto di farli fare delle pause, di farli rilassare, parlare insieme, fargli ascoltare qualcosa. Sono loro stessi che tornano a suonare poi dopo un quarto d'ora, però insistere a farli Ah, ok. stare 20 minuti, mezz'ora sulla batteria, non ce la fanno. Quindi tu dici ogni 10 minuti, quarto d'ora Sì, pausa. Certo. poi ricordiamoci, per loro è sempre un gioco, quindi loro stanno giocando, si stanno divertendo. I bambini ogni quarto d'ora magari staccano con i giochi, no? Lo sappiamo benissimo. Quindi è la stessa identica cosa, il Sì. bambino sta giocando sullo strumento, in quel momento lì non ci vuole più giocare, facciamogli fare una pausa, che è importante. Sarà lui stesso? Sarà lui stesso? Nelle pause che Allora, fai? nelle pause. Facciamo, o gli faccio ascoltare un po' di musica oppure praticamente andiamo a mangiarci un po' di caramelle. Questa è la Ah, tecnica. ok. Tutti mangiano caramelle, quindi pausa caramella. Funziona. Dico sempre: non insistere troppo col bambino, perché più insisti, meno fa. Il Certo. bambino farà le cose nel momento in cui deciderà di farle lui, e Certo. Ah, ok, certo, questo è le farà. importante. A me è capitato un bambino che magari stavo insistendo troppo sul groove in quarti, però Sì. magari in quel momento non aveva voglia di suonarlo il groove. Quindi a un certo punto abbiamo fatto una Sì. pausa, sono uscito dalla stanza, nella sala batteria, e mi si è messo il groove in quarti perfettamente, senza sbagliare, Certo. quindi me l'ha fatto un po' a dispetto, ecco. Certo, no, beh, certo, bisogna essere psicologi, insomma. A proposito di psicologia, e dal punto di vista psicologico, come ti approcci? Cioè, conosci un ragazzino nuovo, la prima volta che lo Sì. vedi, a cosa cerchi di stare attento? Quali sono, fai dei test, se così si possono chiamare, per capire che tipologia di persona hai davanti, che carattere ha, cioè, riesci a inquadrarlo già dalla prima lezione, seconda lezione, così, o ti ci vuole più tempo, o fai dei... un percorso, magari hai una strategia tua per cercare di in modo tale che riesci poi ad indirizzarlo sempre meglio, No, insomma. ci vuole del tempo, ci vuole del tempo. Per inquadrarlo almeno un mese, un paio di mesi, ecco. È sempre difficile trovare il giusto equilibrio dove tu devi essere appunto delicato nel capire la persona, però devi essere anche un po' esigente per fargli superare gli ostacoli. Però dipende dall'età che ha e dal tipo di carattere. Quindi in verità insegnare è un bel casino da questo punto di vista. Alcuni decidono di non fare lezione al di sotto di una certa età, Sì. in generale proprio. Cioè io ti faccio lezione solo dopo i, che ne so, 15 anni. Allora ti faccio lezione, se no no. Perché magari non me la sento, sempre consiglio per i genitori, cercare di capire se l'insegnante dal quale ci si sta rivolgendo in quel momento è una persona che è esperta o comunque ha quel modo di fare giusto, quell'approccio giusto per confrontarsi con un bambino piccolo, perché poi è una questione molto personale, no? Sì, esatto. Non è una questione tecnica, cioè la tecnica della batteria non c'entra proprio niente in No, tutta questa assolutamente storia, no. insomma. Quindi è il modo per avvicinarsi allo strumento e poi, quando sarà più grande, poi affronterà pure l'aspetto tecnico, eccetera, eccetera. Ma intanto deve amare la musica, no? Esatto, E prendere confidenza con questa cosa esatto. Il qua, insomma. bambino impara un linguaggio nuovo, quindi. E allora, hai altri consigli, cose che magari possiamo buttare lì, insomma, prima di Sì, chiudere? allora io consiglio sempre agli insegnanti quando, per esempio, lavorano con i bambini piccolini di utilizzare molto i video, quindi fare dei video durante la lezione e inviarli ai genitori. Io faccio tantissimi Ah. videocompiti, ti ricordi ne parlavamo anche di questo? Sì, 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 sì. Quindi io ogni lezione faccio sempre una sorta di resoconto di quello che abbiamo fatto
Gli faccio un video e lo mando sempre via WhatsApp ai genitori, in modo che loro stessi poi si possono rivedere e vedere quello che hanno fatto. Ed è fondamentale anche rivedersi, lo sai benissimo che un video aiuta sempre a migliorare, Sì, anche i bambini io soprattutto. come sai, tutte le lezioni che faccio, c'è il cloud della scuola con tutto registrato, cioè tutti gli allievi si vedono tutte le lezioni, le registrazioni, tutto, tu, no, no, neanche una porzione, Sì, mi tutta, capito? ricordo, me l'accennasti, sì. Ovviamente ti ricordi, no, Come che c'è tutto quel sistema, è perché effettivamente io la reputo una cosa fondamentale, cioè da quando io ho applicato questa cosa su di me, alcune cose le ho capite molto più velocemente, insomma, le ho potute studiare meglio, insomma, quindi ho una percezione diversa perché vedo me stesso, io lo dico sempre, io, tu vedi te stesso da fuori nel momento in cui non sei attento a suonare. E esatto. quindi la tua concentrazione, cioè cogli degli aspetti che non, altrimenti non vedresti, Esatto, di cui insomma. ne parliamo sempre io e te. Certo, sì, infatti ci abbiamo avuto delle lunghe chiacchierate Proprio su su questo questa cosa qua. argomento. Sì, quindi è importantissimo fare dei video e mandarli ai genitori. Loro si guardano, si analizzano loro stessi e questo li aiuterà veramente a migliorare. Io spesse volte ho incontrato, vabbè, bambini un po' più grandi che avevano studiato con altri insegnanti, magari bambini sui 7-8 anni, e gli insegnanti scrivevano troppo sul quaderno, quindi. Ma loro non ricordavano nulla di quello che avevano fatto, perché magari era più Certo, scritto che magari ripreso in video. Quindi, certo. secondo me, fare dei video è più importante che scrivere sui quaderni. Va bene, io direi di fare così. Innanzitutto volevo dare i tuoi contatti. Sì, certo. Ok, allora mettiamo nelle descrizioni di questo video una serie di link che sono relativi a Sì. Gianni, ok? E chiunque lo volesse contattare, sia che sia un genitore, un batterista, una persona che insegna, eccetera, per avere altri consigli, scambiarsi idee, cose, eccetera, trovate i contatti Facebook, YouTube, email qui sotto in questo video. Inoltre, Gianni è iscritto anche alla community Drumstart, Esattamente. quella su Facebook, quindi se fate parte della community di Drumstart su Facebook, trovate sempre il link per iscrivervi qui sotto nelle note, e potete cliccare dentro la community, come si dice, mettere l'hashtag Gianni, insomma, quando metti un messaggio col nome e mandate direttamente un messaggio a Gianni anche dentro la community, e quindi abbiamo magari lì dentro un forum di discussione sull'argomento o anche su, insomma, altri aspetti della batteria che trattiamo. E mi dicevi tu, allora tu sei pugliese e insegni a... Allora, io insegno in varie associazioni musicali, presso varie associazioni musicali. Sì. Lydian Music School a Mesagna, provincia di Brindisi. Sì. Ok. Vocal Academy, Soleto, provincia di Lecce. Poi insegno Ok. presso la Yamaha Music School, mio paese a Veglie, che è sempre provincia di Ah, Lecce. vegli proprio. Veglie. E Quattro Quarti Lab, scuola di musica, Leverano, provincia di Lecce sempre. Okay. Poi Ok, faccio anche dei ammazza quindi. corsi, progetti musica presso delle scuole medie pure, sempre della provincia di Lecce, quindi Ah, istituti ok. comprensivi, dove faccio anche lezioni collettive con i bambini, a partire dai 4 anni più o meno. Quindi, Ho capito. E anche lì. quindi appunto era interessante questa cosa perché tu sei specialista di questa cosa qua, quindi ed è difficile trovare delle persone che hanno questo tipo di esperienza per così tanti anni, insomma, aver sviluppato, insomma, una serie di capacità per riuscire ad indirizzare i ragazzi più piccoli, i bambini piccoli, nel modo giusto, facendoli divertire e quindi facendogli mettere l'attenzione su qualcosa che è sempre più difficile, perché ormai con questi iPad, giochi, app, videogiochi, in verità i ragazzini sono Disastro. martellati. Ok, adesso abbiamo anche questo fenomeno, sono già tanti anni che esiste, però io vedo che l'età si abbassa sempre di più di questi gamers, no? Cioè questa gente che gioca ai videogame online e hanno milioni di ragazzini piccoli che guardano loro che giocano, Sì. cioè quindi effettivamente la musica è una bella fuga da tutto questo Sì. e che a mio modo di vedere ti apre un pochino la, cioè non è a mio modo di vedere, lo dice chiunque, che ti apre la mente, ti aiuta, insomma ti fa stare anche meglio se fatta nel modo giusto, quindi
È una buona alternativa la musica allo stare davanti al computer a vedere altra gente che gioca. No, ormai non c'è più addirittura quello che, cioè, tu giochi, no, tu guardi un altro che Sì, gioca. c'è la gamers Cioè. che... Infatti ai genitori consiglio sempre di portare i bambini anche a vedere concerti dal vivo, è molto Sì. stimolante, è qualcosa Ti che fa venire voglia di ti fa venire suonare, di poi, suonare, no? li Cioè. affascina, ma anche, lo dico anche ai ragazzi più grandi, dico spesso andate a vedervi i concerti al vivo, magari quei genitori che in passato avrebbero voluto imparare uno strumento, non gli era possibile, quindi magari cercano di trasmettere questa cosa al figlio portandolo ai concerti. Sì, perché è un modo per rivivere quella cosa e per Esatto. trasmetterla. In effetti è. Mentre magari chi invece suona tutto, di Non lo meno fa. ce l'ha questa cosa. No? Non so se ti è Come capitato mai di no? notare Cioè, questo. sì, assolutamente sì. Che, insomma, è una cosa strana, eh? Una Sì. cosa A me strana, sono insomma. capitati tantissimi genitori, soprattutto per i bambini piccoli, che mi dicevano: io magari volevo imparare uno strumento da giovane, ma non mi è stato possibile perché magari il periodo era diverso e quindi vorrei che lui Cioè. imparasse a suonare. In quel caso lì magari gli dico: ok, vediamo se veramente il bambino a lui piace, però non deve essere forzato Cioè, assolutamente. sì, ecco, questo lo dico io perché mi è successo. A me mi è successo di vedere proprio con bambini piccoli una cosa. Il papà che porta il figlio a lezione di batteria. Il papà fa lezione di batteria e anche il figlio. E al figlio non gliene frega assolutamente una mazza. E fa all'inizio batteria per imitazione del padre. Che lo imita, cioè Sì. il papà va a lezione, quindi ci vado pure io. Dopodiché si instaura un rapporto, in quel caso che vidi io, pazzesco, dove il figlio si sentiva in dovere di andare a lezione di batteria perché ci andava il padre, perché il padre gli diceva: no, io vado a lezione pure tu, così. Quindi a un certo punto il bambino non voleva suonare, addirittura piangeva. Io questa cosa non l'ho, non essendo uno psicologo, e soprattutto questa cosa mi è capitata Sì, anche a diversi anni me. fa, quindi non avevo molta esperienza. E quando ho cominciato a capire questa cosa, io sono andato, non sapevo da che parte prenderla, quindi parlai sia con il direttore della scuola, dicendogli: guardate, raga, che questo non vuole fare musica. È il padre che vuole fare musica e sta costringendo il figlio, magari involontariamente. Non è che lo vuole plagiare, semplicemente. Quindi attenzione, se sei un genitore che è appassionato di musica, tu suona. Fai la tua cosa, poi tuo figlio ti chiederà in caso, ma non che tu ce lo porti No, forzato, perché assolutamente quello è il no. modo No, migliore giusto. per far allontanare tuo figlio eventualmente dalla musica. Se c'ha un talento nascosto, glielo bruci e, diciamo, e fai solo danni psicologici, credo, No, credo, no, insomma. esatto, è così, eh. Quindi, ecco, chiudo con questa cosa perché mi è capitata e di persona l'ho vissuta, ma e non l'avevo capita subito, perché all'inizio il bambino fingeva. Sì, mi piace, invece in verità non gli piaceva per Sì. niente. Lo faceva perché voleva rendere Il felice il padre. padre, voleva fare un favore al padre praticamente. Esatto, Capito? esatto, E quindi questa cosa qua è esatto. pazzesca, Lo so, lo insomma. so. Ma anche nello sport capita la stessa cosa, identica. Sì, capita in tutte le Sì. discipline poi alla fine, sì, è vero. Esatto. Allora Gianni, io ti ringrazio per la chiacchierata fatta, spero che questo video quindi sia utile a tutte le persone che sono interessate, sia come insegnanti che come magari genitori interessati alla didattica di questo strumento e a capire, insomma, a colmare quei dubbi che erano relativi a quanti anni si può far cominciare un bambino, se è una cosa propedeutica, come viene svolta la didattica, eccetera, eccetera. E ricordo appunto, se avete domande potete chiedere, trovate tutti i link per contattare Gianni qui sotto nel video, potete trovare Gianni nella community Drumstart e quindi, caro, grazie ancora e ci sentiamo nei prossimi giorni, va Grazie bene? a te, ci sentiamo presto. Ciao, 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 a presto.